Durante gli ultimi 5 anni hanno corso più di tutti, eppure l'emergenza sanitaria li ha fermate. Parliamo delle donne e delle imprese al femminile, il settore più colpito dalla pandemia. Secondo Unioncamere, aprile-giugno 2020 hanno perso oltre 10.000 imprese al femminile. L'Istat invece attesta che sul mercato del lavoro al termine del lockdown la disoccupazione femminile è cresciuta in maniera esponenziale. Perché è accaduto tutto questo? Siamo qui oggi per parlarne con Laura Moretti, consigliera alla parità in Regione Liguria. Dottoressa Moretti, benvenuta, grazie per essere qui. Buongiorno a lei. Come mai la pandemia ha pesato così gravemente sulle spalle delle donne? Perché ancora una volta sulle spalle delle donne è stato caricato tutto il lavoro di cura. Il lavoro di cura da sempre è stato rivolto alla donna e da sempre al femminile e quindi in questa conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, nei tempi di vita la pandemia ha reso ancora più forte il ruolo della donna nel ruolo di cura. Qual era il quadro dell'impresa femminile prima del coronavirus? Prima del coronavirus avevamo finalmente la soddisfazione di dimostrare che la donna sa reinventarsi. Il grande problema dell'occupazione femminile è proprio il fatto che moltissime donne, soprattutto nella fascia di età 30-40 anni, che coincide con il ruolo di mamma, non solo di lavoratrice ma di mamma, molte per diversi problemi di conciliazione hanno abbandonato il lavoro. E quindi, quando si ripresenta l'esigenza di reinserirsi nel mercato del lavoro, la donna trova grandi difficoltà dovute alla crisi, dovute anche a volte alle esigenze personali. E allora la donna tira fuori l'arma più grossa, quella che da sempre ci ha fatto vincere, il reinventarci. Ecco perché sono nate negli ultimi 5 anni, proprio dal rapporto di Unioncamere, dal quarto rapporto di Unioncamere, una grande crescita dell'imprenditoria femminile, proprio nell'arte di rimetterci nel mercato del lavoro creando il nostro lavoro. Cosa è accaduto nel mercato del lavoro femminile post emergenza Covid-19? Post emergenza Covid molte imprese femminili non hanno riaperto. Non hanno riaperto e non sono nate. Proprio perché questo problema del Covid ha caricato tutto sulle spalle delle donne. Non voglio pensare che noi donne ci siamo arrese, che soprattutto l'imprenditoria femminile si sia arresa. Ecco, cosa quindi bisogna fare? Allora, intanto una cosa importantissima su cui noi stiamo lavorando è cercare di creare una progettualità concreta per supportare l'imprenditoria, perché l'imprenditoria che oggi esiste continui a vivere e soprattutto possa rifiorire una crescita di nuove imprese al femminile. Come ad esempio con contributi a fondo perduto, con azioni concrete a sostegno di progetti concreti. Non diamo più finanziamenti a pioggia, ma creiamo finanziamenti dove c'è un terreno già pronto per partire. Se io creo a pioggia rischio che quelli vadano un po' perduti su terreni non fertili. Le politiche sociali attualmente in vigore quindi non sono abbastanza? Non sono mai abbastanza, l'optimum non lo raggiungeremo mai, c'è stato sicuramente tantissimo lavoro svolto in questi ultimi anni per le politiche di conciliazione, tempi di vita, tempi di lavoro, ma puntiamo soprattutto anche su quelle che sono la crescita nel lavoro delle donne, non più solo asili nido, che ben vengano, assolutamente necessari, però puntiamo anche alla crescita della donna madre, lavoratrice, imprenditrice. Come può avvenire la conciliazione tra maternità, lavoro e anche soddisfazione personale? Difficilissimo. Tantissime volte ho usato conciliazione. Io negli anni ho notato che la conciliazione è sempre a carico della donna. Nel senso che la donna concilia lavoro con famiglia, con carichi di cura, come il lockdown ha dimostrato. Pensiamo un cambiamento culturale
di mentalità, di educazione delle nostre nuove generazioni e parliamo di condivisione dei ruoli, non più di conciliazione, ma condivisione. Io donna, madre, lavoratrice, tu uomo, padre, lavoratore. Nella condivisione. Questo è l'equilibrio per il successo dell'uomo e della donna, perché non deve penalizzare nessuno. Noi siamo consiglieri di parità e la parità vuol dire la non discriminazione né dell'uomo né della donna e del dare l'opportunità ad entrambi in modo uguale. Ecco, in qualità del suo ruolo pubblico, quali sono i suoi progetti all'orizzonte? Il progetto più grosso, proprio rimanendo in tema di imprenditoria femminile, perché poi ci sono diversi progetti, però oggi questo è il tema e vi ringrazio di avermi dato l'occasione per poterne parlare. Come consigliera di parità della Regione Liguria, insieme anche alla rete delle consigliere di parità delle province della Regione Liguria, facciamo parte degli Stati Generali delle Donne, che è, non mi piace chiamarlo esercito di donne perché sa di violenza, noi non siamo per la violenza, ma siamo un gruppo eterogeneo di donne anche imprenditrici, di consulenti del lavoro, di donne manager, di anche istituzioni come io rappresento. E stiamo lavorando per permettere alle donne, soprattutto nell'ambito dell'imprenditoria femminile, di ripartire con un progetto. E per la nostra Liguria, noi donne di Liguria, stiamo creando un progetto sull'imprenditoria femminile legata al turismo. Perché la nostra identità è quella turistica, è quella su cui noi dobbiamo puntare e che comunque in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, ha avuto anche l'appoggio, diciamo, della regione su tutto questo che è la promozione turistica. È lì che la donna si reinventa, in quella che è l'identità territoriale legata al turismo. Noi cerchiamo di fare un progetto concreto che promuova la rete dell'imprenditoria femminile. La strada, mettiamo tutte le potenzialità, le microimprese in rete per farle lavorare insieme, perché l'una promuova l'altra in una strada lunga che dalla Liguria si sposta verso le strade delle altre regioni. Può anticiparci alcuni dettagli di questo progetto? Allora, noi stiamo creando proprio tutto quello insieme anche alle Camere di Commercio, perché abbiamo firmato un protocollo anche con le Camere di Commercio per promuovere l'imprenditoria. La nostra obiettivo è quello appunto di creare una strada non solo virtuale ma concreta legata ai B&B, agli agriturismi e alle imprese agricole della nostra zona. Ci sono tantissime donne nella nostra regione Liguria che vendono ad esempio i prodotti locali, mettiamoli in rete, potenziamoli, ha già tutto fatto, noi non dobbiamo creare niente. Ma dobbiamo valorizzare l'esistente per non farle morire. Quindi il nostro obiettivo, che è proprio l'obiettivo anche di tutte queste donne che fanno parte degli Stati Generali, è di utilizzare questo momento di crisi, come in greco la crisi era cambiamento, non era vissuta come aspetto negativo, per ripartire. Infatti il nostro slogan è o adesso o mai più. Grazie dottoressa Moretti per il suo tempo, grazie a voi per essere stati con noi, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, buona giornata.